Giulia De Lellis infastidita dai fan? Lo sfogo al GF VIP. Grande fratello VIP, Giulia De Lellis critica i suoi fan. Tra i protagonisti della seconda edizione del GF VIP spicca il nome di Giulia De Lellis, ex protagonista di Uomini e Donne e attuale compagna di Andrea Damante. Fin dal suo ingresso all'interno della casa più spiata d'Italia, l'esperta di tendenze si è fatto subito notare dai telespettatori. Prima per le sue dichiarazioni sugli omosessuali, con tanto di litigata in diretta con Alfonso Signorini, e ora per una rivelazione che ha fatto innervosire, e non poco, i fan dell'ex corteggiatrice di Maria De Filippi. Il motivo? Durante un momento di relax, in compagnia degli altri concorrenti del GF VIP, Giulia De Lellis ha rivelato di non ammirare particolarmente alcuni fan che sembrano avere una sorta di attaccamento morboso nei suoi confronti e del suo fidanzato. L'esperta di tendenze, dopo questa dichiarazione fatta all'interno del programma, è stata tracciata sul web come una ragazzina ingrata, che non apprezza l'affetto di chi da qualche anno a questa parte non fa altro che sostenerla. La frase dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, come ogni dichiarazione fatta all'interno del reality condotto da Ilary Blasi, deve essere contestualizzata. Giulia non si riferiva di certo a tutti i fan, ma quelli che invadono il suo privato la aspettano per ore sotto casa, per esempio. Giulia De Lellis botta contro i fan al GF VIP, sono fastidiosi. La sorpresa di Andrea Damante fatta a Giulia De Lellis al Grande Fratello VIP ha emozionato i telespettatori di Canale 5, che hanno giudicato romantico il gesto dell'extronista di Uomini e Donne. Dopo il furioso scontro con Alfonso Signorini, opinionista del reality show, e la dichiarazione fatta qualche ora fa, il pubblico da casa sembra essere diviso in due, una parte continua ancora a sostenere Giulia De Lellis, denunciando un certo accanimento dei media nei suoi confronti, mentre un'altra fetta di pubblico la traccia come una ragazzina viziata, che in poco tempo si è montata la testa. Quel che è certo, è che l'esperta di tendenze è uno dei personaggi più discussi di questo Grande Fratello VIP. In un modo o nell'altro, anche se per dichiarazioni non propriamente brillanti, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è riuscita ad attirare tutte le attenzioni del pubblico da casa, che non fa altro che seguirla. Nonostante al di fuori del programma sia uno dei personaggi più bersagliati, all'interno del gioco gode dell'affetto di tutti gli altri concorrenti che difficilmente la manderanno al televoto.